buongiorno e buona domenica, gentili telespettatori di Teleprima, ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con il caos relativo al ritardo della consegna dei vaccini Pfizer e AstraZeneca che rischia seriamente di compromettere il piano vaccinale italiano ed europeo, oltre a rallentare quella che è l'immunizzazione di gregge. Infatti, Pfizer ha già ridotto le dosi e AstraZeneca ha annunciato che ne consegnerà meno del previsto. Ha protestato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha annunciato anche delle azioni legali, protestando anche l'Unione Europea con la Commissione che punta a far pressione contro le aziende farmaceutiche per far rispettare quelle che sono le forniture previste da contratto. L'obiettivo dell'esecutivo europeo era quello di raggiungere il 70% della popolazione vaccinata entro l'estate. Per quanto concerne le consegne, le prime di AstraZeneca dovrebbero arrivare il 15 febbraio, ma con meno dosi del previsto, mentre invece Pfizer dovrebbe aumentare nuovamente le forniture dalla prossima settimana, facendole tornare al 92% di quelle previste. Sul punto comunque si è detto preoccupato il Premier Conte, che ha detto che le regioni italiane sono costrette a rallentare le nuove somministrazioni per assicurare il richiamo alle persone già vaccinate, ma ancora più preoccupanti sono le notizie diffuse da AstraZeneca, il cui vaccino è comunque in attesa di essere distribuito anche negli altri paesi europei. Qualora venisse confermata la riduzione del 60% delle dosi, in Italia verrebbero consegnate solo 3,4 milioni rispetto alle 8 indicate. Questa riduzione è inaccettabile, ha detto il presidente Conte, perché il nostro piano vaccinale è stato elaborato in base a quelli che sono stati impegni contrattuali assunti e sottoscritti liberamente dalle aziende farmaceutiche con la Commissione europea. Questi rallentamenti costituiscono gravi violazioni contrattuali che producono gravi danni all'Italia e agli altri paesi europei, con delle ricadute sulla vita e la salute dei cittadini e il nostro tessuto economico-sociale già fortemente colpito dal periodo pandemico. Ha detto il Premier, ricorreremo a tutti gli strumenti e le iniziative legali, come già stiamo facendo con Pfizer-BioNTech, per rivendicare il rispetto degli impegni contrattuali e per proteggere in ogni forma la nostra comunità nazionale. Casi Covid ora in Italia sono 13.331 i nuovi positivi, secondo quanto diramato dalla Protezione Civile Nazionale, con un aumento delle persone decedute di 488, che porta il numero complessivo ad oltre 85.000 persone, per la precisione 85.000 162. Da inizio della pandemia ci sono oltre 2 milioni di pazienti guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 16.062. I tamponi processati sono stati 286.331, con un tasso di positività in discesa al 4,6 rispetto al 5,1 della giornata precedente. Sul punto ascoltiamo quelle che sono le parole del direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. Per la prima volta dopo 5 settimane di ascesa, l'RT tende a diminuire e si fissa di poco al di sotto di 1. Così come anche l'incidenza, che però rimane elevata, intorno a 340 casi di Covid-19 per 100.000 abitanti. Per quanto riguarda invece il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva, c'è una tendenza ad una lieve diminuzione, anche se si resta intorno alla soglia critica. Ciò vuol dire che le misure di contenimento e restrizione hanno funzionato e che bisogna pertanto continuare a mantenere dei comportamenti prudenti, tanto più che siamo nel corso di una campagna di vaccinazione ed è bene non sovraccaricare le strutture sanitarie. Consueto bollettino anche per quanto concerne la regione Campania. Sui casi di coronavirus si segnalano 1.150 nuovi positivi, con 66 persone sintomatiche. I tamponi del giorno sono stati
15.663, di cui 2.040 test antigenici. I deceduti sono stati 29, di cui 11 nelle ultime 48 ore e 18 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. I guariti 801. Per quanto riguarda invece il report di posti letto su base regionale, lieve salita delle terapie intensive, perché su 656 posti a disposizione della regione ne sono occupati 114, mentre invece per quanto riguarda la degenza ordinaria, 3.160 posti tra offerta pubblica e privata a disposizione della regione ne sono occupati 1.437. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base di quelle che sono le indicazioni arrivate dalla cabina di regia, ha firmato due ordinanze che entreranno in vigore proprio dalla giornata odierna di domenica, che conferma soltanto 4 regioni in zona gialla più la provincia autonoma di Trento. La Sardegna e la Lombardia si spostano in fascia arancione, dunque saranno Calabria, Emilia-Romagna, Veneto, oltre ad Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta. Dunque restano gialle, oltre, come si diceva, la provincia autonoma di Trento, Campania, Basilicata, Molise e Toscana, mentre invece restano in zona rossa solo la Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano. Nuovo caso legato al noto social network TikTok dopo il decesso di una bambina di 10 anni a Palermo a causa della Blackout Challenge. Qui, dallo scorso 14 gennaio, una ragazza ha deciso di far perdere le sue tracce da Reggello, scomparsa secondo i genitori, con una 17enne a sua volta sparita dalla provincia di Pisa, conosciuta proprio attraverso il noto social network TikTok. Il caso è seguito anche dai carabinieri di Figline Valdarno. È stata una situazione particolarmente difficile, si legge in un messaggio: mamma, scusami, non mi sento bene, starò bene da papà o da un'amica, appena trovo un telefono ti chiamo, ha lasciato scritto in un biglietto alla madre con cui vive a Reggello. Dal padre, che invece risiede a Scandicci, la ragazza non è mai andata, gli ha telefonato domenica per dirgli che stava bene e che sarebbe tornata il lunedì, dopo che il giorno prima aveva assicurato anche il fratello. Poi in realtà non c'è stato più alcun contatto, le telefonate sarebbero partite dal cellulare poi silenziato di un'altra ragazza in fuga, questa 17enne che su TikTok ha tantissimi follower, però in passato è stata accusata di aver bullizzato un giovane disabile costringendolo a spogliarsi su un altro social, ovvero Instagram. Abbiamo paura che la sua amica l'abbia plagiata, racconta il padre della 16enne, magari coinvolta in qualcosa di particolarmente più grande e pericoloso della sua età e maturità. Al momento le uniche notizie che si hanno delle due ragazze riguardano i loro profili social. Un'ultima foto è stata scattata a Bologna, ma è possibile che siano state anche a Verona, Novara, Milano e Torino, ma su questo itinerario non c'è alcuna certezza. Ci spostiamo ora a Napoli, perché erano migliorate le condizioni del cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo uscente di Napoli, positivo da alcune settimane al coronavirus, ma nel pomeriggio di ieri una complicazione ha costretto il prelato al ricovero presso l'ospedale Cotugno di Napoli. Il cardinale, ha detto Maurizio Di Mauro, direttore generale dell'azienda dei coli da cui dipende il nosocomio per le malattie infettive, ha una polmonite interstiziale bilaterale. Il dottor Punzi, che lo stava seguendo, dopo averlo visitato, ha consigliato il ricovero. Sul punto ascoltiamo le parole di augurio del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Auguro, nome mio, non solo a nome personale, ma di tutta la città, al cardinale una pronta guarigione, per presto ritrovarlo nella messa che doveva celebrare domani del suo commiato con la città di Napoli. Quindi immagino saranno giorni difficili, ma saranno giorni che ci porteranno nuovamente a incontrarlo nel fare il saluto alla città dopo tanti anni di cardinale di Napoli.
Ieri mattina il sindaco di Napoli Luigi De Magistris insieme all'assessore alla toponomastica Alessandra Clemente sono intervenuti alla cerimonia di apposizione di una targa in memoria di Pasquale Apicella, assistente della Polizia di Stato, venuto meno dopo il tragico incidente in cui inseguiva dei rapinatori. Sono intervenuti, oltre la moglie e i figli, il prefetto del capoluogo partenopeo Marco Valentini ed il questore Alessandro Giuliano. Nell'occasione sono state deposte due corone di alloro del sindaco di Napoli e del capo della polizia. Ascoltiamo le voci dei protagonisti. Un importante riconoscimento al sacrificio di mio marito e per la sua memoria principalmente, perché non venga dimenticato. Io credo che possa essere di esempio perché mio marito ha speso la sua vita per la giustizia, ha indossato un uniforme credendoci fino alla fine, la portava cucita sulla pelle e credo che nella nostra realtà anche il fatto di un riconoscimento così sia importante, possa essere d'esempio, il giuramento di mio marito. Io ero a fianco a lui, con mio figlio, e la felicità dei suoi occhi è la prima cosa che mi viene in mente oggi. L'importanza è enorme, noi ci tenevamo moltissimo, sapete che i tempi burocratici non coincidevano con i tempi di questa tragedia. Però c'è stata una grande volontà di tutti, devo dire, del Comune di Napoli, della Polizia di Stato, di tutte le istituzioni. Determinante è stato quello che abbiamo voluto fare per la moglie, per la famiglia, tutti i figli di Pasquale ed Ettolino. La targa è molto bella e serve a ricordare quello che è accaduto e per non dimenticare, perché le tragedie talvolta si ripetono anche perché ci si dimentica troppo spesso di quello che accade nei nostri luoghi e nelle nostre strade. Quindi è un giorno della memoria forte, con tutta la città qui unita nel ricordo di un poliziotto che ha dato la vita nell'adempimento del suo dovere. Un gesto molto bello questo dell'amministrazione comunale di Napoli, che permette di ricordare in maniera plastica il nostro collega Lino, che qui ha perso la vita, si è sacrificato per tutti. Questo permette di sottolineare come un appartenente alla Polizia di Stato faccia parte della comunità in cui opera e sei figlio della comunità in cui opera. Questo il Comune di Napoli lo ha dimostrato in maniera plastica ponendo questa bellissima targa. Mentre si preparava c'è stata una forte solidarietà da parte delle persone del quartiere che vivono qui intorno. Questo a mio parere testimonia l'utilità di cose di questo genere, che sembrano o possono sembrare a volte solamente dei ricordi retorici, invece sono segni tangibili di qualcosa che è accaduto e che ogni persona che qui l'ha vissuta direttamente o indirettamente ne coglie il significato, che dal nostro punto di vista e anche dal punto di vista di tutti i cittadini per bene di Napoli significa testimoniare l'affetto per il grande lavoro che le forze dell'ordine fanno in questo territorio, spesso anche a rischio della propria vita. È un lavoro che rappresenta un patrimonio per tutta la comunità. A Caserta, come di consueto, l'ASL locale ha diramato il bollettino di aggiornamento pandemico in terra di lavoro. Si segnalano 153 nuovi positivi, 162 guariti e 8 deceduti. Come potete vedere dalla grafica, i tamponi processati sono stati 2.295 per un tasso di incidenza del 6,6%, in leggera risalita rispetto alle 24 ore precedenti. La città che fa registrare il maggior numero di attuali positivi resta ancora Maddaloni con 283, seguita da Mondragone con 190 e Caserta con 171. Chiudiamo con il calcio. Dopo la sconfitta in Supercoppa italiana contro la Juventus, nuovamente tempo di campionato per il Napoli, impegnato alle ore 15 in data odierna a Verona nella trasferta contro l'Hellas. La miglior notizia per il tecnico partenopeo Gennaro Gattuso è la guarigione dal coronavirus di Victor Osimhen, con l'ex Lille che è stato inoltre inserito nella lista dei convocati. Per quanto concerne le formazioni, per il Verona tra i pali ci sarà
Silvestri, poi in difesa Davidovic con Magnani e Ceccherini, a sinistra ballottaggio di Marco Lazovic, a destra Faraoni, a centrocampo Ilic, Tamezé e Kalinic, verrà supportato da Barak e Zaccagni, sicuro assente Miguel Veloso che non appare nella lista dei convocati. Nel Napoli invece assente Fabian Ruiz, ancora alle prese con il coronavirus. Tra i pali nel ballottaggio giocherà Meret, poi Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Isai, in leggero vantaggio su Mario Rui. A centrocampo confermato il tandem Demme-Bakayoko, mentre in attacco Petagna sarà supportato da Lozano, Zielinski e Insigne, con Mertens e Osimhen che partiranno dalla panchina. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro Prima TG. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguo di domenica. Arrivederci.